Eccoci con la nuova challenge. L'ospite che vi porto oggi per una challenge che secondo me vi piacerà tantissimo è mio fratello Daniele. Ciao Daniele, come stai? Sei pronto ad assaggiare tutti questi snack? Come si apre? Ready, stato. Un buonissimo kabu. Leggi tu perché tu Vai. sei un madrelingua. Eh sì. Kabuki Sukero. La pronuncia top. Oh mio Dio. C'è È di peggio. pasta. Tu mozzica. Però dai anche tu, non se lo spacco. Croccante. Vabbè, assaggiamo. È orribile. Ma no. Sa di galletta e mais mista. Tipo paprika, pomodoro. Sì, Questa. quella. Annenashi Hosume. Bravo. Vabbè, è questa. Assaggiamola. Oddio. Vabbè. Ok, sembra una. È una prugna secca. È un'uvetta gigante, Vabbè, OGM. tua. No, Ce n'è assaggiamola una insieme. La sola. Oh assaggiamo insieme. Assaggia. Uno, due. mio Dio. Daniele! È Poco, proprio piccolo, piccolo. un odoraccio. Piccolo. Pochino. Bravo. Tipo. Oh, che schifo. Mamma mia. Ed è solo l'inizio. Sembra tipo un'uvetta salata. Cioè, i primi due non sono stati dei grandi assaggi. Prossimo. Non so cosa ci sia. Vediamo cos'è. Oh mio, ma se ne fa proprio per gatti. Odora. L'avevo già messa in bocca. Ah, pesce. Ma perché dobbiamo mangiare il... Andiamo... Io l'assaggio. Sa un po' tipo di mangime per pesci. Per i pesci rossi. Mamma mia. Oh, Oh, fragola. 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 Ti stacca la fragola. Oh, dai, Delle... hanno un aspetto normale queste. Uno, due, tre. Ah, ciucca. È una mucca. Oh, questo l'ho visto in un Ah, video. questo. Sì, quello con il buco, chiama Doraemon, questo qua. A me sembra una patatina. Uno, due, tre. È tipo patatina al formaggio dolce. Dolce. Il mais Il mais. non era proprio schifa schifa. Tra le patatine al formaggio Sì. dove hanno scambiato il sale con lo zucchero. Vai un altro. C'è una volpe. A parte 20 aprile No, non sono da 2016. fare per il ramen, 20 aprile 2016. Ciao. Scaduto. Fino al 2016 era un ramen. Yeah, un altro Un altro Doraemon. Doraemon che però è un clown. Ma c'è il mio Scade di scadenza. nel due... Anni or sono. No, E se beh, fosse al sarà contrario? Perché loro leggono da destra a da destra o sinistra. sinistra. Vabbè, assaggiamo sto Doraemon. Ok, questa è la pizzaiola. Uno, due, tre. Abbiamo mangiato la prugna prima, eh? Ma la prugna era più buona. No, ma cosa non è vero? No! Io l'ho apprezzata di più. Patatina al Le palline formaggio. pie. Ora, le patatine che sono la stessa identica cosa, Ma che ti prego. sboccherai di nuovo. No! Acqua subito. Allora. Mi cado. Parigi! Parigi! Sono i salatini quelli delle feste. Tipo i pretzel. Beh, questo sono un po' più fiduciosa. Vabbè. Sono super formatosi. Vabbè, hai Ok. deciso che pescherò. Allora. 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 Questo è il signor Rapanello. Wasabi nori. Wasabi no. Wasabi nori. È proprio Vabbè, wasabi? non adorare. Oh, Non adorare. Sa più o meno come le patatine di prima. Dagli un morsichino piccolo. La consistenza della... No, censura. Un panda. No, Pandaro. Pandaro Brand Butter Cookie. Panda. È un biscotto normalissimo. Per loro sarà una rarità perché, visto lo standard, vuoi finirlo? No. Oh, questa è una confezione molto carina. C'è Solo un stanno sacco di lavorando. cose. C'è la pastella di non so che cosa. Oh, dei croccantini. In odore? Allora. Ah, Sì, già l'ho letta.
Sembra salmone. No, non è salmone, però dai, c'è una cosa verde. Questo sai che non è malissimo. Cosa sa? Sa di salsa di soia. Che dici? Sa di giapponese. Sa di giappo. Oh mio Dio. È un gel. Per capelli. È un gel per capelli, uno sbagliato scatola. Nata de coco. Oh, no. È liquido? Non so, non capisco. No, è gelatina, tipo. Che bella notizia. Blush. Buona. Cosa sta facendo? Assaggiare un pochino. Mmm. È un gusto che hai già sentito. Sai il dentifricio per bambini? Quello di Bugs Bunny. Quello. Ma non si mangia il dentifricio. Bambini, non si mangia il dentifricio di Bugs Bunny. Però. Però non è disgustoso. Esatto. Oh no! Un altro Doraemon! No! Pirata! No, aspetta. Un samurai. 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 No, lo schifo di prima. Non lo assaggio più. Questo è il mio massimo contributo. Questo proprio no. Oh. Cioccolato. Happy Valentine. È cambiata un po' la qualità del video perché si è scaricata la fotocamera. Beh, questo dicevamo cioccolato, quindi buono, questo buono. Sa di Valentine. Sa di Valentine. Patatine alla rana. Eccolo qua. Mi ha appena rifatto la bocca col cioccolato. Non si annusa il cibo. Non si annusa il cibo. Vuole Doraemon. È il samurai sotto l'altra confezione. Più che ciapposo, meno disgustoso di prima. Sa più di ketchup? No? Non sa di ketchup? No, sì, cioè, adesso che ci sto riflettendo, sì. È ketchup. Non rimetterlo dentro, che schifo. Doraemon. Vuoi un altro Doraemon? Doraemon. Ah, non volevi proprio. Cantante. L'ansia. No! È tutto rosso di paprika. Assaggiamo. Che schifo. Ma non è paprikoso, sa di formaggio e... Doraemon, mi hai deluso. Sono solo Doraemon. Sì, mi sento. Sono solo Doraemon. Calciatore. Dimmi che dolce. Oh mio Dio, cocco. Sì. Le crunch. Non è cocco. Hanno usato l'olio di cocco. Fatto bene a mangiare un cocco. Una cola frizzante. No, spero abbia un sapore di caramella. Un sapore di civiltà. È tantia. Sembra tipo la babbo. Puoi consolarti. E vai. Doraemon, passione, McDonald's. Guarda, poi era lo chef, lì il cameriere. Fa tutto lui. Fa tutto lui. Teriyaki. No. Sei molto rassicurante. Fate un po' marognolo. Vuoi tu? No, vai, vai. Ok, Doraemon dovrebbe essere... Oh no. Doraemon, Doraemon! E Chef 2. È un po' sbiadita la confezione. Corn pottage il gusto. Teriyaki. Bam! Gusto pan! Mi sa che è dolce anche questo. Dici? Mi hanno stufato. È dubbio. Sa proprio di mais cacciato dentro lo stampo. Pikachu! Pikachu! Che Pikachu! Questa sarà una cicca. Guarda, è anche divisa in due. Non è una cicca. È una caramella burrosa. È la banana! Oh, banana! È la banana! È banana sintetica! Però è la banana, devi... te lo spaccano. Perché hanno collegato Pikachu che è giallo con la banana. Banana. Oh, un altro pandoro! Al melone! Questo panda ha una caccola! Effettivamente sa di melone chimico. Odore di melone. Quanta schimicazza ci sarà in questo biscotto per farlo sapere di melone? Sì. No, oh, questo... Non dirlo. Una cacchetta rossa. Senti la consistenza. Ha un interno bianchiccio. Che come sputare. Scusa. Questo c'è solo un modo. Perché io non intendo annusarlo. Affatto. Un po' Vai. Tipo salame. È carne. Carne. Sì, è carne. È tipo wurstel, però brutto. Capiramune, sono delle caramelline. Oh, grazie a Dio. Tu l'hai assaggiata rosa, io l'assaggio bianca. Si scioglie immediatamente. È tipo brioche. Oh, Winnie the Pooh.
Disney, fragola, tutte premesse che ci possono far pensare a una cosa positiva. Non credete? Ti prego, dimmi che è un mochi. Ah, un marshmallow. No, è un mochi. C'è dentro l'uomo. No, non c'è niente, è proprio ma... Che cosa è uscito? È un marshmallow ripieno. Sintetico al massimo. Questo è molto frizzante. Mi è arrivato il retrogusto del Winnie Pooh. Mi è risalito il sapore del gelato fragolino. La doppio spessore, doppia emozione. Quello. Doppia emozione. Vabbè, questa sembra una caramella tonda. Sembra una bomba da bagno. Sai quando ti dicevo che in Giappone non sanno cosa sia la cannella? Sai cannella? Sì. Poi ti arrivo. Cosa abbiamo mangiato di una roba simile? C'erano delle caramelle tonde. Macchinine. Non so perché, a caso, macchinine. Freud sarebbe di leccheremmo le dita con questa definizione. Ultimi due. Questa non la riusciamo a spaccare. Diamogli una leccatina. Beh. È frizzante. Stessa di uva. Ok, ultimo. È finita, è l'ultimo questo. Assaggiamo quest'ultimo snackino cioccolatino. È un cioccolatino con anche un adesivo. O un tatuaggio. Buono il tatuaggio. Questo metà è semplice cioccolato. Comunque, questo video è stato lungo. Inutile. No, inutile no. Sì, però no. Cioè, però tutte le reaction sono reali, credetemi. Non prendete questo pacco di snack, perché no. Noi ci rivediamo con la prossima challenge il 15 maggio. E ci vediamo su tutti i miei social, li trovate qua, dove prima c'era Daniele. Ringrazio Daniele per aver partecipato a questo video e per essersi immolato per la causa. E noi ci vediamo alla prossima challenge. Ciao!